Quando noi violiamo attraverso Pietro Ubaldi, guida, quando noi violiamo l'ordine delle cose, turbiamo l'armonia delle forze e generiamo uno stato vibratorio disarmonico, discordante e costituiamo un centro di irradiazione aritmica, le cui ripercussioni si faranno sentire sotto forma di dolore. Soffriamo perché siamo disarmonici. Le cause del nostro dolore sono nel nostro disordine interno. Quando siamo innocenti, il colpo non fa presa su di noi, scivola via, non trovando appiglio nell'organismo di forze del nostro destino, poiché nulla vi è in noi che offra resistenza. Il disordine non può entrare dall'esterno, se non nella misura in cui esso è già in noi, quale noi lo volemmo. Le spinte disarmoniche del dolore non possono toccarci, se non in proporzione al nostro disordine interno. Unica medicina, armonizzarsi. Ed è proprio levitare questo disordine, causa di tutti i nostri guai, la cosa di cui il mondo di oggi meno si occupa. Al contrario, sembra quasi che esso non cerchi che di attuarlo. Così si spiega come mai il tanto progredito uomo moderno sia tanto vulnerabile al dolore. No, questo non si vince come si crede, dominando il determinismo fisico delle cause esteriori. È inutile asservire le forze della natura. Questo è un passo, ma non basta. Si paga caro il credere che ciò basti.